trent'anni dalla strage dei georgofili. Era il 27 maggio del 1993 quando un boato squarciò la notte di Firenze. L'attentato terroristico di matrice mafiosa portò alla morte di 5 persone, i coniugi Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, le loro figlie Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni e lo studente Dario Capolicchio. L'autobomba fu fatta esplodere in via dei Georgofili nei pressi della Galleria degli Uffizi, di cui alcuni ambienti e opere furono danneggiati. La Regione Toscana tiene accesa la fiaccola della memoria e lo ha fatto anche per questo 30° anniversario con una serie di iniziative, tra cui un incontro con gli studenti al cinema La Compagnia, dal titolo La strage di via dei Georgofili, un racconto lungo 30 anni, giustizia, memoria, verità, valori che contano per le nuove generazioni. A confrontarsi con i ragazzi delle scuole, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e tanti ospiti. Hanno partecipato anche il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore Stefano Cioffo. Ai ragazzi dico: non voltatevi mai dall'altra parte, non siate indifferenti. La mafia non è solo quella stragista che ha ucciso tante donne e tanti uomini, tanti magistrati, poliziotti, bimbe e bimbi. La mafia è qualcosa di più profondo e serve un paradigma culturale. Bisogna partire dalle scuole, bisogna impegnarsi perché ognuno di noi diventi sentinella di legalità. Questo è il senso di questa iniziativa. E poi abbiamo voluto la Quarto Savona 15 a Firenze, vicino al luogo della strage dei Georgofili, per legare le stragi mafiose di quegli anni. Io ero un ragazzino e proprio da quelle stragi, dalla morte del giudice Falcone, di Borsellino, dell'assistente Montinaro, di tante altre donne e uomini, ho deciso di iniziare il mio impegno politico, mettermi a disposizione per gli altri, per fare in modo che il paese migliori, che la mafia venga combattuta ogni giorno dalle istituzioni, dentro le istituzioni. Stamani davvero densa di valori, di emozioni, di quella reazione che noi vogliamo con iniziative come queste, una reazione della società civile, una sensibilità dei giovani, perché sono loro i cultori della legalità, coloro che possono fortificare la nostra società dal senso della lotta costante. In qualche modo vale quella frase di Piero Calamandrei, scritta in un'altra epoca e in un'altra occasione, Lode a Sant'Anna: ora e sempre resistenza. E con la criminalità organizzata e la cultura mafiosa fatta di omertà, fatta di corruzione, fatta di rapporti sotto quello che è l'immagine complessiva, ma che portano poi sempre a fatti illeciti, al dispregio della persona, come è accaduto nella strage dei Georgofili, è che dobbiamo essere fortificati e fare molta rete fra le istituzioni e molta sensibilità fra i cittadini. Giornate come questa servono anche alle istituzioni a far sentire la loro presenza. Le istituzioni devono servire, rovesciamola. Le istituzioni hanno un compito, può sembrare un po' strano la sovrapposizione dei ruoli, ma sono convinto che le istituzioni abbiano un preciso compito in questa storia, in questa parte così pesante della storia del nostro paese. Il contrasto alle mafie è, come ha detto il Presidente Mattarella, un contrasto a un tumore, a un qualcosa che va combattuto e va prevenuto. Il contrasto vero lo fanno le forze dell'ordine, lo fa la magistratura, lo fanno loro con un sacrificio a volte della vita. Ed è un'azione che sta dando i suoi risultati e che finalmente, anche se dopo 30 anni, ha chiuso la stagione, quella dello stracismo, quella delle bombe, della mafia, che ormai è di altri tempi, ma la mafia ha cambiato pelle, la mafia ha cambiato modalità, ha trovato un altro modo di penetrare dentro la società, ed è questo il compito nuovo di oggi che compete anche alle istituzioni. Ma alle istituzioni compete soprattutto quell'altra parte dell'azione di contrasto, quello della prevenzione, ed è per questo che giornate come oggi consegnano, direi in maniera più esemplare, il nostro compito, quello di costruire sulle nuove generazioni gli anticorpi rispetto alla malavita organizzata, rispetto a una visione della società che non abbia chiarezza degli elementi fondanti della comunità, dove sta il bene e dove sta il male. Come giovani generazioni possono costruire
dei riferimenti sui quali costruire la propria esperienza di vita. Ecco, questo è il compito delle istituzioni, questo è il compito della Regione Toscana, con una serie di azioni sta nel tempo cercando di consolidare. Credo che questo percorso inizi a dare i propri frutti e credo che il senso di comunità e la percezione di qual è il compito di ciascuno di noi nella società sia ben compreso dalle nostre nuove generazioni. Presenti anche il referente di Libera, Don Andrea Bigalli, e il regista e autore televisivo PIF, che ha raccontato l'attività criminale di Cosa Nostra nel celebre film La mafia uccide solo d'estate. La mafia, come anche altre nefandezze di questo mondo, come vedi il fascismo, non è mai un capitolo chiuso ed è un cascare banalmente sul fatto che non ci sono più mafiosi che magari preferiscono essere potenti e mangiare pane e cicoria in una stalla, ormai quella mafia è chiusa e non esiste più. Persino Matteo Messina Denaro, che faceva parte di quella generazione, non è mai stato un mafioso da pane e cicoria in stalla. Anzi, i figli di quella generazione là hanno tutta la gran voglia di apparire come delle brave persone, insomma, quindi di non cadere in questo tranello. Non c'è un modo giusto di raccontare la mafia ai giovani, però qual è quello che può avvicinarli maggiormente? Ma sai, lo dico da quello che io faccio questo di mestiere, raccontare storie. Secondo me noi dobbiamo capire che bisogna rinnovare sempre il modo di raccontarlo, perché cambia appunto la mafia, cambia anche le persone che ti devono ascoltare, che cambiano, cioè le nuove generazioni. L'altro ieri a Palermo facevo questa riflessione, che quando uscì La mafia uccide solo d'estate era considerata una cosa molto innovativa il modo di raccontarlo, magari temo che 10 anni dopo non sia così innovativa e diventerà vecchia anche quello, quindi si dovrà sempre rinnovare il modo di raccontare. Ecco. Un fenomeno, quello delle infiltrazioni mafiose, che lo abbiamo già detto ma è bene ribadirlo, riguarda tutta l'Italia, non solo il sud. Ma c'è un famoso discorso del grandissimo intellettuale italiano che prima ha parlato esplicitamente della mafia, Leonardo Sciascia, che parlava di una linea della palma che risale lo stivale. Purtroppo è la linea della cultura mafiosa, che ricordiamo è la cultura dell'attentato sistematico al bene comune, che è la dimensione fondamentale su cui si gioca la cultura democratica, al contrario invece. Il bene di tutti come espressione del mio bene personale e la ricerca del mio interesse attraverso l'interesse di tutti. Ecco, le mafie sono in profonda collisione su questo concetto, oserei dire anche, guardate, su questa istanza di umanesimo, e questo è uno degli ennesimi motivi per cui bisogna sistematicamente combatterla. Le istituzioni devono sempre fare di più, a volte non hanno fatto abbastanza? Ma è chiaro che le istituzioni devono sistematicamente confrontarsi con un problema serio, cioè che noi tendiamo purtroppo, e devo dire, guardate, è accaduto proprio in relazione all'enormità di via dei Georgofili e delle stragi del 92 e 93 in Tese in senso lato. Quando le mafie non compiono atti così eclatanti è il segno che le mafie sono sotto profilo. Non è assolutamente vero, anzi è vero il contrario. Se le mafie non uccidono vuol dire che sono forti, che non si sentono minacciate da niente, non hanno nessuno da eliminare e intanto continuano appunto a fare i loro affari. Allora, tanto più le mafie appunto si mettono sotto traccia, tanto più le istituzioni dovrebbero vigilare, perché vuol dire i sistemi corruttivi, le trame del malaffare, le trame criminali continuano però in maniera non palese. Qual è la situazione in Toscana? La situazione in Toscana è di un paese che chiaramente diventa estremamente attrattivo, perché è un'economia in piena evoluzione, c'è tutta una serie di attività produttive legate al turismo, all'accoglienza, alla ristorazione, sono da sempre gli ambiti preferiti per le mafie, per l'infiltrazione. Fra l'altro sapete tutti che abbiamo questa questione annosissima del ciclo dei rifiuti, sto parlando del caso del Cheu, ma non soltanto, su cui abbiamo visto una dolorosissima, da ammettere, triangolazione fra mondo politico, parte del mondo produttivo e associazioni criminali di stampo mafioso. Attendiamo gli esiti del processo, ma purtroppo questo ci fa capire come
la via del denaro rimane una via praticata per lo più senza porsi questioni di sorta su dove arrivano questi soldi, e questo è estremamente pericoloso. Un'altra testimonianza è stata quella del colonnello Lucio Arcidiacono, il primo a mettere le manette a Matteo Messina Denaro, condannato all'ergastolo per essere stato tra i mandanti della strage dei Georgofili. E noi al momento dell'arresto, lo stesso giorno, abbiamo individuato il covo dove lui si rifugiava. E non svelo nulla dicendo che all'interno di quel covo abbiamo trovato del materiale di interesse investigativo che abbiamo già in parte utilizzato per arrestare altri 7 soggetti, in aggiunta al primo che abbiamo arrestato il 16 di gennaio, quando insomma lo ha accompagnato lì alla clinica La Maddalena. Quindi insomma ci sono degli elementi investigativi che dobbiamo decifrare, ci sono sicuramente degli approfondimenti da fare, però insomma le indagini sono complesse ma stanno andando avanti a ritmo serrato. Quello che fa più effetto è la collaborazione della società civile con Matteo Messina Denaro, e su questo insomma si riflette anche in giornate come quella di oggi. Ma allora guardi, non è una vera e propria collaborazione della società civile, lui era protetto da una ristretta cerchia di favoreggiatori che in qualche modo erano riconducibili a un contesto molto molto particolare, ossia quello della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. Poi posso immaginare che magari qualcuno sapesse, ma comprendo anche la paura che può aver avuto quel qualcuno nell'informare noi o le altre forze di polizia. Quindi insomma bisogna sempre ricordarsi che Matteo Messina Denaro si vantava addirittura che con i morti che aveva fatto si poteva anche riempire un cimitero. Dobbiamo ricordarci che è stato responsabile qui della strage di via dei Georgofili come mandante, ma è stato anche condannato all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio del piccolo Santino Di Matteo e per tanti e tanti altri omicidi e stragi. Quindi io non voglio giustificare chi ha avuto paura, però bisogna anche comprendere un po' quello che è accaduto giù in Sicilia. Nel giorno del trentennale, davanti agli Uffizi, sono stati esposti i resti della Quarto Savona 15, l'ammasso di ferraia che è rimasto della Fiat Croma, su cui si stava spostando la scorta del giudice Giovanni Falcone nel momento dell'attentato a Capaci, che della strage dei Georgofili è stato un prologo. Nel piazzale degli Uffizi era presente Tina Montinaro, vedova del caposcorta che fu ucciso il 23 maggio del 1992 insieme a Falcone. Per me quella è la tomba di mio marito, è il sacrario della Polizia di Stato, la tomba di mio marito, perché mio marito è rimasto imprigionato insieme a Rocco e a Vito in quella macchina. E quindi io dico sempre, ci stanno 3 famiglie lì dentro e non dobbiamo dimenticarli. Però se vogliamo veramente fare memoria, che è importantissimo, dobbiamo ricordare i nomi di quei ragazzi e sapere che cosa hanno fatto e che tipo di scelte hanno fatto nel lontano 90-92. Antonio diceva sempre che aveva paura, perché la paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io come tutti gli uomini ho paura, ma non sono un vigliacco, me ne sarei già andata. Sono parole di Antonio in un'intervista che ha rilasciato 10 giorni prima di morire. Le celebrazioni si sono concluse con un momento di raccoglimento in via dei Georgofili davanti all'Albero della Pace e poi davanti alla targa con la poesia di Nadia Nencioni che ricorda le vittime della strage. Un giovane che fa parte di questa associazione ci può dire innanzitutto le motivazioni che l'hanno portata dentro questa realtà? Io sono un amichetto di Nadia, sono un coetaneo di Nadia. Nadia abitavo nello stesso palazzo dei suoi nonni, dei suoi zii, e quindi Nadia quando veniva alla Romola, che è il paese d'origine dei suoi genitori, è il paese dove ancora vivo io, dove ancora vivono gli zii, io me la ricordo, se era piccolina, avevo solo 9 anni, però insomma mi ricordo di questa bambina che veniva da Firenze, veniva dai nonni, e fino a qualche settimana prima giocavamo insieme in giardino, e da lì poi ovviamente l'età della maturità, per cui all'inizio solo un ricordo vago di mia mamma che mi diceva che Nadia non c'era più, che l'aveva portata via la mafia, e poi l'età della maturità che mi ha portato a riavvicinarmi ai parenti delle vittime, ai familiari, e quindi dargli una mano a portare avanti il ricordo, il messaggio, la memoria, di quello che è stato.
perché ancora manca qualche pezzettino di verità. Gli esecutori materiali sono stati tutti arrestati, adesso anche Matteo Messina Denaro, ma ancora c'è da capire qualcosa. E finché diciamo i familiari e noi amici di Nadia, noi amici della famiglia Nencioni e delle altre vittime e degli amici della città di Firenze, diciamo vogliamo arrivare fino in fondo, e per quello ci continuiamo a impegnare a lanciare questo messaggio di verità e di memoria anche specie soprattutto ai ragazzi giovani, quelli ancora più giovani di me, che ormai io comincio ad avere un'età, ma insomma che ancora non sanno, non ricordano, e è bene invece che sappiano, per una vita migliore.